Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Mi sa che i due fratelli Gallagher degli Oasis che abbiamo appena sentito farebbe bene un po' di atmosfera natalizia. Secondo me anche, sarebbe bello che andassero a vedere il mercatino degli angeli. Siamo a Sordevolo, vicino a Biella. Abbiamo al telefono il responsabile della promozione del mercatino degli angeli, Marco Roggero. Benvenuto. Ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Oh, allora parliamo di questo mercatino degli angeli, parliamo di questo evento che è già partito domenica scorsa, se non erro, il 14 di novembre. Sì, è partito domenica scorsa, siamo alla 19ª edizione. Dopo un anno di sosta forzata, purtroppo ha colpito tutti, ha colpito anche noi. Quest'anno stiamo cercando di ripartire con tanto entusiasmo da parte nostra, da parte dei volontari, da parte degli espositori che nella prima domenica, nonostante il tempo non favorevolissimo, hanno accolto tutti con un sorriso. Beh, aperto ovviamente a tutti, qualcosa di speciale anche per i bambini, no? Sì, per i bambini che vengono accolti subito all'ingresso e viene dato ai bambini un puzzle da completare, sì, raccogliendo delle tessere in diversi punti del mercatino che li porta a scoprire anche dei luoghi di Sordevolo e altre attività che, come vi dirò, si svolgono collateralmente al mercatino. I bambini devono andare a cercare queste tessere per completare il puzzle e arrivare alla fine a incontrare Babbo Natale. Oh, ma questa è proprio una bella idea, perché io per esperienza personale lo posso dire, da bambini ai mercatini a Natale è facile che un po' ogni tanto caschi la palpebra o semplicemente si dica ma mamma quando andiamo via? A casa, sta buono un attimo. E invece no, così è più divertente l'esperienza anche per loro. Complimenti, un'ottima idea. Per i bambini ci sono altre cose da fare, sì, più golose, come ad esempio andare a gustare le caldarroste, oh, la cioccolata calda. E quest'anno, oltre a queste due cose che già c'erano, abbiamo anche la possibilità del mela brulé caldo. Oh, bene. Per chi non beve il mela brulé, c'è il mela brulé. E che cos'è, scusi, che differenza c'è? Ah, il mela brulé. Mela brulé, sì. Non avevo capito il nome. Ah, ho capito. Quindi, ok, ci sono quindi 80 espositori per ogni giornata, quindi provengono dal Piemonte, dalle regioni limitrofe, che proporranno tantissime idee per i regali di Natale, quindi dal prodotto di artigianato all'enogastronomia. Sì, esatto. C'è veramente un po' di tutto per tutti i gusti, per i regali di Natale o anche per farsi un regalo. Allora, giusto per informazioni, bravi artigiani, devo dire, alcuni che veramente ci seguono da tanti anni e che sono presenti al mercatino degli angeli fin dalle primissime edizioni, uh-huh, e tanti anche nuovi. Ci sono anche i presepi, anche artigiani che producono presepi. Beh, si possono quindi acquistare al mercatino. E poi non dimentichiamo che ci sono l'offerta è arricchita anche da due musei e tre mostre. Oh, quindi che tipo di mostre sono? Ci sono tre bellissime mostre, una di scultura, sì, degli scultori di polonesi che sono Stefania e Bruno Nicolo. Sì. E questa mostra si chiama Emozioni nel legno e si può visitare in biblioteca civica. Uh-huh. Poi c'è la mostra del pittore sempre di Pollone, Giorgio Marinoni, presso, uh-huh, i locali di Villa Vercellone, del municipio. E ancora in municipio un'altra bellissima mostra che è una novità, perché questo artista non ha mai esposto a Sordevolo, è un fotografo, uh-huh, si chiama Fabrizio Moglia, uh-huh, artigiano, e che espone delle fotografie molto particolari di animali. La mostra si intitola Tenebre, perché questi animali sono stati tutti fotografati durante la notte. Sono veramente molto molto particolari. Dal punto di vista logistico, allora, il biglietto ingresso 2 euro, per quanto riguarda il Green Pass invece?
quanto riguarda il Green Pass, ovviamente è obbligatorio, certo, tutte le manifestazioni che si svolgono in un'area delimitata, uh-huh, quindi è necessario presentare il Green Pass all'ingresso e obbligatoria la mascherina, ovviamente. La mascherina c'è un ingresso e un'uscita da rispettare, questo Bene. Senso di percorrenza per la visita del mercatino. Bene, tutte le informazioni dettagliate le trovate sul sito ilmercatinodegliangeli.it. Grazie a Marco Roggero, responsabile della promozione. Ci vediamo a Sordevolo. GRP.